Per definire la green economy del settore chimico, bisogna far riferimento sia ai processi e prodotti che provengono da fonti rinnovabili o da materie prime bio, sia a tutte quelle attività che vanno nella direzione della sostenibilità e del miglioramento ambientale, quali gli investimenti in risparmio energetico o gli interventi in tecnologie che limitano e riducono consumi ed emissioni. Nel mondo il settore chimico e petrolchimico vale 2.300 miliardi di dollari annuo, occupa circa 10 milioni di addetti ed è alla base di una parte rilevante della creazione della ricchezza del secondo dopoguerra. Un quarto di queste grandezze sono europee. L'Italia ha una posizione tutt'altro che marginale. È il terzo paese per imprese, produzione e addetti. Parliamo di cosiddetta chimica verde, di green economy, una prospettiva molto promettente per una serie di fattori. Scopriamo il perché. E sicuramente la chimica verde offre delle possibilità eccezionali di sviluppo nei prossimi decenni. Già oggi sono disponibili molti prodotti derivanti da biomasse in sostituzione di prodotti derivanti da risorse fossili. Ad oggi sono state individuate già tantissime vie tecnologiche praticamente per realizzare quasi ogni prodotto che oggi è realizzato dalla chimica tradizionale. Le potenzialità sono tantissime, sono innanzitutto quella di valorizzare delle filiere locali, possiamo intendere per locali regionali, nazionali o anche continentali europee, tra parentesi l'Europa è leader nello sviluppo di queste tecnologie, e con i vantaggi che possiamo immaginare, vantaggi di valorizzazione delle risorse agricole residuali, quindi risorse che oggi non vengono utilizzate o che vengono utilizzate parzialmente e che possono essere convertite in prodotti bio-based. La creazione di posti di lavoro, sia nell'agricoltura che nella logistica che nelle bioraffinerie, con tutti anche gli impatti indiretti di occupazione. La creazione di tanto investimento sul territorio regionale, nazionale ed europeo. L'evitare anche importazioni di petrolio, quindi andare a sostituire prodotti petroliferi con prodotti realizzati con risorse locali. Siamo a Crescentino nella bioraffineria del gruppo Mossi Ghisolfi della Biochemtex. Siamo proprio in uno dei cosiddetti gioielli di quella che abbiamo definito la nuova frontiera della chimica verde. Sì, Biochemtex è l'azienda che all'interno del gruppo Mossi Ghisolfi si occupa dello sviluppo delle tecnologie nell'ambito della chimica verde. Dal 2007 ad oggi, quando è cominciata l'attività, sono state sviluppate parecchie tecnologie. La prima ad essere sviluppata è quella che ha dato poi origine alla realizzazione di questa bioraffineria qui a Crescentino, ed è la tecnologia dell'etanolo lignocellulosico, cioè di etanolo che è realizzato da risorse non food, quindi non in competizione con l'industria, con l'agricoltura legata al cibo, ma risorse residuali come paglia, cippato, colture dedicate, eccetera. Quindi il gruppo Mossi Ghisolfi è un gruppo leader nella produzione di PET, quindi di una resina plastica derivante da risorsa petrolifera, ma all'inizio degli anni 2000 la famiglia ha cominciato a pensare a realizzare prodotti anche derivanti da risorse rinnovabili. E così è partita l'idea, cioè quella di sviluppare tecnologie che partissero da biomasse lignocellulosiche, quindi tecnologie cosiddette di seconda generazione, che possono permettere di ottenere prodotti biochimici o biocarburanti in sostituzione dei prodotti di origine fossile. Nella bioraffineria di Crescentino si parte dalla biomassa. La biomassa viene pretrattata con un trattamento che sostanzialmente apre la struttura lignocellulosica della biomassa stessa e rende accessibile la biomassa agli enzimi che sono quelli che riescono a sostanzialmente digerire la sostanza cellulosica e trasformarla in zuccheri. Gli zuccheri vengono poi fermentati e alla fine si ottiene l'etanolo, quindi alcol, che viene al momento utilizzato prevalentemente come biocarburante aggiunto nella filiera della benzina. Il mercato potenziale dei prodotti derivanti dalla chimica verde è potenzialmente enorme, nel senso che la possibilità tecnica di sostituire i prodotti di origine fossile è elevatissima. Si tratta di sviluppare tutte le varie tecnologie che sono già state in parte studiate a livello di ricerca e sviluppo, di svilupparle industrialmente.
Se vogliamo fare un esempio nel settore dei biocarburanti, molte tecnologie sono state sviluppate già, quindi non solo quella dell'etanolo lignocellulosico, e quindi il potenziale tecnologico di nuovo è molto elevato. Bisogna fare i conti anche con le disponibilità di biomasse considerate sostenibili, cioè biomasse che non vadano a influire negativamente su delle filiere preesistenti, che quindi non devono essere danneggiate. Allora, mettendo assieme i due elementi, quindi la prontezza della tecnologia e le disponibilità delle biomasse, come dicevo, nel caso dei biocarburanti si prevede che nei prossimi 15 anni si possa arrivare a sostituire a livello europeo circa il 5% dei carburanti tradizionali.